Buongiorno a tutti, buongiorno Maria Grazia, ovviamente, che adesso tutti voi conoscerete. Sono molto contenta di introdurre questo Digital Breakfast e di introdurre Maria Grazia. Maria Grazia è una persona incredibile, secondo me, perché è una persona che ha cominciato a occuparsi di digitale nel 1982. Ora, molti di voi magari sono molto giovani e quindi non hanno tanto idea di che cosa succedesse in Italia nel 1982, però chi è meno giovane se lo può ricordare, può provare a pensare com'era l'Italia in quegli anni e vi assicuro che il digitale non era esattamente, come dire, un argomento di cui si parlasse tutti i giorni. Per cui occuparsi di digitale, di cultura digitale nel 1982 in Italia è qualcosa di veramente pionieristico, non è esattamente qualcosa di cui appunto si parlasse, tutti i giorni in Italia. Quindi questo è già qualcosa che secondo me la caratterizza e la connota come una persona veramente innovativa e speciale. E poi un'altra cosa che ha vagamente accennato già Dario è la sua origine, perché Maria Grazia ha un'origine umanistica, arriva dall'arte, arriva dal mondo appunto dell'arte e della cultura, non dal mondo della tecnologia, per cui questo pure la rende piuttosto unica e innovativa, perché di fatto ha iniziato a esplorare il mondo del digitale attraverso la lente di ingrandimento della cultura, dell'arte, non della tecnologia. E quindi anche questo fa sì che il suo approccio, sia un approccio umanistico al digitale, non un approccio tecnologico. E è quindi qualcosa di cui io credo ci sia molto bisogno. C'era bisogno nel passato, ma c'è molto bisogno anche oggi, nel presente, di questo approccio umanistico. Infatti, questo approccio umanistico la porta negli anni 2000 circa a inventarsi qualcosa di particolare ancora che si chiamava Meet the Media Guru. Ed erano appunto degli incontri, era un ciclo di incontri di fatto con i protagonisti della cultura digitale dell'epoca, con l'obiettivo tipico secondo me dell'approccio umanistico di mettere in connessione, di mettere in circolazione le idee, i progetti, le esperienze, gli spunti. E quindi anche qui questo approccio umanistico secondo me viene fuori ed è qualcosa che può portare tanto, che può dare veramente qualcosa di molto positivo al mondo del digitale. Sempre da questo approccio io credo che nasca poi l'esperienza attuale di Maria Grazia, che è lo spazio Meet, anche questo lo ha accennato Dario poco fa. Meet è uno spazio incredibile, ve ne parlerà e penso che alla fine di questo Digital Breakfast avrete tutti voglia di andarvi a fare un giro a Meet. Io l'ho fatto e vi assicuro che è un'esperienza molto, molto interessante, molto bella. Ma il luogo in cui Meet nasce è anche un luogo molto particolare perché nasce dove si trovava lo spazio Overdan. Per chi è cresciuto o comunque ha vissuto a Milano, insomma, sa che è uno spazio culturale molto importante, un po' iconico per Milano, ma un po' anche per l'Italia, un luogo dove si andava al cinema, ma si andava ad ascoltare conferenze, si andava a vedere mostre, quindi un luogo della cultura milanese storico che oggi ospita uno dei luoghi più innovativi probabilmente che esistono in città, se non in Italia. Quindi anche il fatto che sia nato lì e non altrove, secondo me è molto importante. E quindi niente, Meet è un posto incredibile, è di fatto un centro per la cultura digitale dove appunto si porta avanti questa idea di contaminazione, che è un po' la parola d'ordine, secondo me, che guida il lavoro, penso, di Maria Grazia, ma anche di tutti quelli che lavorano con lei. Questo lavoro di contaminazione, appunto, in uno spazio che di fatto è uno spazio dove avvengono tantissime cose, che adesso Maria Grazia vi dirà, appunto, un po' come prima avvenivano allo spazio Overdan, però chiaramente con l'ottica del digitale, con l'obiettivo di creare esperienze, creare comunità attorno al tema del digitale. Io quindi così sono molto curiosa anche oggi di ascoltare quello che ci racconterà Maria Grazia, perché appunto credo che si potranno trarre molti spunti da quello che lei ci racconterà oggi e sicuramente appunto tanta voglia di andare a vedere Meet e di fare cose a Meet, non solo di andarlo a vedere, ma di farlo vivere, che è un po' la sua natura, insomma, essere vissuto. E quindi con grande piacere, Maria Grazia, ti passo la parola. Beh,
Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima introduzione e grazie anche, quindi grazie a Fabrizia, ma grazie anche a Dario e a tutto il team Edison che ha avuto l'idea di invitarmi, mi fa molto piacere, mi sembra di essere lì con voi. Allora, voi tra poco entrerete dentro il Meet e io mi sento molto a casa vostra e questo è il potere del virtuale, del digitale, come, no? Come dire, le vertigini del virtuale, siamo qui e siamo lì e siamo nello spazio fisico, siamo in uno spazio fantastico di condivisione. Quindi grazie, buongiorno. E beh, hai citato Meet, quindi prima ancora di entrare dentro i nodi della situazione attuale, la cultura digitale, direi se la regia è d'accordo, manderei prima di tutto questo video, tanto per creare un po' un'atmosfera condivisa di spazi fisici, e dopo riprendo subito la parola, ve lo lascerei un po' vedere, ascoltare, riprendo la parola e cerco di un po' di dialogare con voi alla fine per riuscire a capire quello che diceva prima Dario, cioè qual è la percezione del digitale, che punto siamo, verso cosa andiamo e qual è lo scenario che ci aspetta come persone, come lavoratori, quindi chiaramente come persone prima di tutto e come società. Si può vedere il video? Darei questo benvenuto dal Meet, condivido con voi il Meet. Meet is the international center for digital culture supported by Fondazione Cariplo, a home for digital technology, a place of physical and virtual social connection to exchange views and ideas online and on-site through digital experiences, workshops, masterclasses, education projects and creative formats focused on the expressive potentials of digital technology. Created and chaired by Maria Grazia Mattei, an art critic and humanist, Meet aims to help bridge the Italian digital divide in the belief that innovation is a cultural issue more than a technological one, and that now more than ever, the divide between people and technology should be bridged by making the most of human capital. Humans meet digital is actually the center's distinctive claim. Non è un posto che fa mostre, è un posto dove vivremo delle esperienze. It's not a place for exhibitions. It is a place where people can live experiences. Is Meet a laboratory? Yes, it is. It is a think tank. It is a physical hub that allows ideas of innovation to circulate more fast for everybody. Meet is based at the heart of Milan in the Porta Venezia district, namely one of the coolest in the world. It is housed in an early 20th century building occupying 1,500 square meters on three floors, redesigned by architect Carlo Ratti and his studio in response to the challenge of creating a home for digital culture. The project is built around the spectacular living staircase, which can turn into a theater or a workspace. The building embodies ideas of interconnection and engagement. Meet's key features include the immersive room, its 15 projectors showing super bright 4K images in a seamless 270-degree projection on three walls, and the 200-seat theater with three screen surfaces. Eccoci. Beh, direi una presentazione insomma degna del posto, nel senso che veramente ti fa venire la voglia di andarlo a visitare. E, tra l'altro, Maria Grazia, una domanda proprio a titolo personale. Io sono da un po' di anni un frequentatore della Cineteca, no? Allora mi chiedevo, la Cineteca che fine fa? Questo, a titolo personale. No, la Cineteca è con noi, okay. Alla gestione serale del theater.
quindi loro portano avanti la loro programmazione, anzi in questi giorni c'è già, se qualcuno vuol venire è aperta proprio la Cineteca. Approfitto dell'occasione per dire MIT, tutto l'edificio, tutto il centro riapre diciamo il 18, ma se vuoi dopo ne parliamo, perché abbiamo all'interno dei contenuti fantastici già adesso, soprattutto nella sala immersiva, come avete potuto sbirciare, ospitiamo un artista internazionale che si chiama Refik Anadol, il quale ha creato un'opera immersiva realizzata con intelligenza artificiale, machine learning, sul tema del rinascimento. E guardate che titolo profetico, perché l'ha battezzato Renaissance Dream. Questa è un'opera che lui ha creato per la nostra sala, che ha 15 proiettori, quindi è un'experience, ma dedicata alla nostra cultura del passato, con uno sguardo che vede molto verso il futuro. Quindi sono i nuovi artisti che utilizzano questi mezzi, ma con una potenza emotiva, esperienziale, di condivisione col pubblico che va assolutamente vissuta. Quindi siete i primi, anzi non è ancora uscito un comunicato, ma vi posso dire che siete i primi che invito a venire a MIT a vivere questo, a vedere questo progetto, questo lavoro fantastico che rimarrà con noi alcuni mesi. La Cineteca intanto, tornando alla tua domanda, sta mettendo in pista la sua programmazione autonoma, perché c'è un tema che MIT terrà sempre presente. Noi parliamo di nuovo, parliamo di tendenze, parliamo di scenari digitali in evoluzione, se volete dopo ne parliamo quante ne vogliamo, ma dobbiamo sempre ricordare anche tutto sto nuovo ha delle radici, per cui un filo conduttore della nostra ricerca e della restituzione che noi facciamo alla città, alle persone, è quello di andare sempre alla scoperta delle cosiddette radici del nuovo, perché se non colleghiamo cultura, pensiero creativo, anche passata alla evoluzione attuale, ci troviamo a utilizzare in maniera poi asettica queste tecnologie, senza poterle spingere in direzioni che invece poetiche, artistiche, ma anche lavorative, professionali, più intelligenti. Sì, sì, che poi è anche un po' questo insomma che hai citato, cioè il legame diciamo indissolubile con il passato per progettare, immaginare il futuro, direi che è proprio il tema della cultura umanistica, cioè nel senso è proprio lì che sta diciamo la forza della visione umanistica, per così dire, che è storica, che è culturale e che però è anche progettuale, no? Ma io direi, possiamo già entrare un po' nei temi. Allora, uno è questo tema che tu hai sollevato, no? E che aveva appunto anche citato Fabrizia prima, quello dell'umanesimo digitale o dell'approccio umanistico al digitale, che cosa significa? Beh, ha tante sfaccettature, però oggi è ancora più chiaro che nel passato dobbiamo uscire da una visione tecnocentrica dove queste tecnologie in tutte le loro forme, evoluzioni, performative o meno, queste tecnologie ci propongono, per cui rischiamo noi di essere dominati dalle tecnologie e non viceversa, per avere un atteggiamento che è di tipo invece nell'uso di queste tecnologie. Quando dico digitale, apro e chiudo parentesi, non intendo soltanto la rete, no? Non intendo solo la rete, non intendo solo il web, non intendo solo i social media, che sono una parte, una componente importante dell'evoluzione, della trasformazione della società in atto, ma quando parliamo di digitale parliamo di una dimensione molto più vasta di impiego di tecnologie in ogni aspetto della nostra vita privata o lavorativa, che parte dall'uso del computer e del mobile fino a tecnologie varie che entrano sempre di più in tutti i settori, dall'informazione ai media, ai musei, ai beni culturali. Cioè non c'è settore della nostra vita che non si sia o non si stia misurando con dei cambiamenti professionali,
quindi produttivi, comunicativi, relazionali di segno nuovo, ok? Quindi questo è un punto di vista. La rete è il collante, o comunque diciamo è stato il detonatore più forte nell'evoluzione che c'è stata dal punto di vista dell'avanzata della società in una direzione digitale. La rete chiaramente è stato il detonatore, perché il web ha aperto le porte, è diventato ha permesso un approccio mainstream a pratiche che prima del web, e parlo ragazzi del 1992, prima del web comunque non è che non ci fossero. Ah, vi racconto un piccolo episodio. Nell'86 ho realizzato con la Biennale Cinema, no, Biennale Arti Visive di Venezia, un progetto per l'edizione, era tutta dedicata al tema, con Calvesi, con Maurizio Calvesi, Arte, Scienza e Tecnologia. Abbiamo realizzato un grande progetto alle Corderie, per chi frequenta Venezia sa che cos'è, era un grandissimo laboratorio, l'abbiamo chiamato Network Planetario, era l'86. Ma perché abbiamo parlato di network planetario? Perché abbiamo messo, abbiamo creato questo grande laboratorio dove era possibile vedere già nell'86 quelle che erano le tendenze che i cambiamenti che l'ingresso di tecnologie dell'86 già facevano intravedere, compresa la connettività. Pochi sanno, per esempio, che già dagli anni 70 e 80 c'erano gruppi di artisti, io quando di artisti parlo non dell'artista del mercato dell'arte e del quadro da attaccare alla parete, artisti come creativi, artisti come ricercatori, artisti che avevano un pensiero e un obiettivo comunicativo sociale da raggiungere. Queste persone, insieme a ingegneri chiaramente, a sviluppatori eccetera, avevano già creato un movimento che si chiamava arte telematica o arte della comunicazione, e vi giuro che lavoravano con mezzi che erano il proto, il web non c'era chiaramente, ma c'era l'uso delle alcune caselle di posta mail, posta elettronica, con qualche server tipo Sharp che ti permetteva di fare avere queste connessioni, e oppure lavoravano scambiandosi e lavorando con mezzi che andavano dallo slow scan TV, chi se lo ricorda più, era una sorta di teletrasmissione di immagini e testi, preistoria, e ti parlo dell'86, piuttosto che il fax. Abbiamo fatto degli happening, si chiamavano così, telematici, collegando Venezia, Toronto, Vienna, eccetera, e non c'era il web, non c'era la rete, lavoravamo con i mezzi, virgolette, piuttosto analogici di allora. Perché racconto questo episodio? Per dire che questo rapporto con la tecnologia è stato... Perché ci tengo a sottolineare l'aspetto umanistico di cui parlavi, Dario, perché l'approccio più interessante, quello che ha indicato le vie di sviluppo, l'approccio alla società, il cambiamento della società, l'aria che respiriamo oggi, sono stati proprio artisti, creativi, avanguardie degli anni 60, degli anni 70, che hanno già allora, senza avere i mezzi potenti che abbiamo oggi noi in tasca, avevano già anticipato dei cambiamenti sociali fantastici. Quindi io, che sono un umanista, come ha detto Fabrizia, vengo dall'arte, mi sono affacciata sulla scena, questo va sottolineato, sulla scena creativa artistica, ho visto aprirsi un varco fantastico di cambiamento e di futuro, ho capito che c'erano dei segnali importanti che andavano colti, e che solo gli artisti, quando sono veramente avanguardie, sanno intercettare. Beh, tutto quello che è stato sperimentato negli anni 60, 70, 80 anche, a livello di grafica simulata, immagini tridimensionali, elaborazioni di audiovisivi, di cinema, di immersione. Oggi si parla di realtà virtuale, apro un altro varco, parliamone della realtà virtuale, da Ivan Sutherland negli anni 60,
con le sue interfacce interattive col computer, per parlare di un Jaron Lanier che ho invitato come Meet Media Guru negli anni 90 a Venezia, poi l'ho rifatto tornare a Milano per Meet Media Guru, che ha inventato la realtà virtuale come ossimoro, ma aveva creato il Data Glove che permetteva di entrare in qualche modo fisicamente dentro gli spazi virtuali, e poi per parlare di tutti questi happening telematici di cui si potrebbe farci, ma ci farà una mostra il MIT su questo, preparatevi perché queste radici del nuovo vanno portate a galla, ok? Queste realtà hanno anticipato, hanno aperto dei varchi, hanno permesso che anche le industrie sperimentassero tecnologie nate per uno scopo, le hanno poi trasferite in altre direzioni. Quando è partita la scommessa della computer grafica negli anni 60, grafica bidimensionale, nata nei grandi laboratori della Bell & Telephone, della Boeing Company, eccetera. I computer erano stanze enormi di macchinari. Il fatto che dentro questi laboratori entrassero creativi, entrassero non solo ingegneri, questa è stata la grande intuizione anche dell'industria, in particolare americana, ma non solo, perché poi questa scena era vivacissima negli anni 60 in Giappone, ma anche in Europa. Quando è successo questo, è successo che i calcolatori che erano nati per calcolare diventassero macchine di simulazione, macchine che attraverso il calcolo matematico rappresentavano il pensiero oppure ti permettevano di progettare. Rifaccio un piccolo inciso: nel 1968 una mostra a Londra, andate a cercarla sulla rete perché se Dio vuole ora c'è tutto in rete, 68 c'era una mostra a Londra intitolata Cybernetic Serendipity. Cybernetic Serendipity era l'incontro felice con il nuovo ed era una mostra dove tra artisti come Tingeli, che appartengono alla storia dell'arte contemporanea, moderna e contemporanea, c'era anche un'immagine stampata grande da plotter della Boeing Company che rappresentava due piloti realizzati in fil di ferro, perché il tridimensionale non c'era ai livelli che abbiamo oggi sotto gli occhi, Avatar e cose di questo genere, no? Gli effetti speciali del cinema. Era un sogno a quell'epoca. Comunque, questa immagine, fil di ferro, due piloti che ingombravano una cabina di pilotaggio, era diventata un'immagine d'arte, di nuovo linguaggio, di nuovo sistema di rappresentazione in una mostra al Museo d'Arte Moderna di Londra. Quindi, ragazzi, nel frattempo scusami, ti dico che sono andato a cercarla e l'ho anche postata nella chat, per cui chi vuole dare un'occhiata mentre insomma tu ne parli. Cybernetic Serendipity è una pietra miliare, è una pietra miliare. Quindi l'approccio umanistico, siamo partiti da quello, se mi dai ancora due minuti, uno è rendersi conto che appunto usciamo dalla traiettoria tecnocentrica. Perché purtroppo questa storia che in maniera molto breve vi ho raccontato, che è molto più ricca, è tutta un'evoluzione, potremmo dedicare se volete un appuntamento solo alla scuola, basta che veniate al MIT, perché tutta questa storia poi noi la racconteremo sui muri, la racconteremo negli incontri che faremo, la racconteremo con exhibition eccetera, ma soprattutto facendo parlare anche protagonisti, no, di questo nuovo cambiamento. Quindi l'approccio umanistico intanto è questo modo di guardare, e risottolineo attraverso la creatività, l'arte, questo pensiero libero, si sono tracciate già a partire dagli anni 60-70 delle vie che hanno portato dritto dritto alla società attuale, e io questo ponte lo vedo benissimo. Questo è un aspetto, l'arte fondamentale per aprire nuove visioni, nuove strade, nuove possibilità. Allora riprendiamoci un po' questo controllo che allora era di pionieri e che noi invece rischiamo di perdere. Perché? Perché siamo a questo punto sommersi dalle tecnologie. Riportiamoli un pensiero creativo, riportiamo nell'uso che facciamo, scopriamolo, sbirciamoci e portiamo avanti
una crescita nostra individuale più forte, più consapevole. Questa è una delle, è la mission del MIT, che però MIT non esiste senza le persone, questo vorrei fosse chiaro. Non a caso si chiama MIT, deriva da MIT Media Guru, ma vuol dire incontro. Quindi incontriamoci su cosa? Sulle scene evolutive della nostra personale vita, ma della nostra società, perché ormai questo è chiaro per tutti. Io agli inizi degli anni 80 mi dovevo sgolare a per dire in Italia: guardate che sta succedendo questo, guardate che il mondo sta andando in questa direzione. Io e altri, perché non ero l'unica che parlava, se no sembro queste cose fare, non voglio fare la Cassandra, però era così, cioè abbiamo fatto proprio una battaglia perché ci si rendesse conto che il mondo cambiava. Adesso volenti o no, con questa storia del Covid drammatica che ha forzato e accelerato, ci siamo di colpo tutti misurati con una dimensione digitale che è fondamentalmente connessione e connettività, ma abbiamo cominciato a capire che può essere anche di più, anche qualcosa di diverso, non dico creativo, artistico, dico proprio nell'uso, ci può essere un livello più consapevole e un uso effettivamente comunicativo e di scambio. La parola chiave per noi del MIT è experience. Come vogliamo creare questa experience? Come vogliamo essere attivi, non passivi utilizzatori di tecnologie? Questo è il salto che dobbiamo fare. Maria Grazia, qual è, secondo diciamo, la tua percezione, come dire, il livello di maturità, ecco, rispetto a queste, a questi temi che hai nominato? Cioè, qual è la consapevolezza, diciamo, diffusa, se così possiamo dire, su questo potenziale del digitale? Nel senso che quello che io vedo è che frequentemente il digitale tende a essere visto più come uno strumento e quindi appunto come tecnologia pura, in una chiave un po', mi viene da dire, piatta, no? Cioè come se fosse poco profonda e soprattutto poco immaginativa. Però questa è una mia, diciamo, è una mia visione. Allora mi chiedevo, diciamo, tu che esplori proprio questa dimensione del digitale, come, diciamo, cosa osservi? Ah, guarda, è una domanda bellissima. Allora, prima cosa, mettiamoci un puntino d'accordo su un punto. Io mi piace poi unire i puntini, come diceva Steve Jobs. Quindi, prima cosa, il tema del digitale, abbiamo capito, vi ho dato un po' una panoramica, un po' storica, per farvi capire che il tema del digitale è molto più complesso del tema soltanto, perché purtroppo in Italia in particolare digitale uguale prima social, anzi prima Facebook, poi social, poi hanno capito che c'è il web, poi forse si è capito che la rete non è esattamente solo il web, adesso si affaccia alla blockchain qui, là, su e giù, cioè ci sono degli scenari, però digitale, come spero che ci sia un po' capito, poi se volete approfondiamo, è una dimensione molto più vasta, prevede articolazioni in ogni direzione, quindi non soltanto l'uso della rete. Questo bisogna che lo capiamo. Quindi dobbiamo entrare in una dimensione. Qual è la percezione? Allora, parliamo del nostro paese e diciamo che il nostro paese non è che non è mai stato fatto niente, perché se guardo indietro, soprattutto le istituzioni pubbliche hanno dato sempre un po' di spazio, non che fosse considerata la cultura il tema principale, però lo spazio per creare eventi, iniziative, parlarne, mettere in movimento il pensiero c'è sempre stato, da Venezia con Palazzo Fortuni a Bologna, a Ferrara, a Milano stessa con l'attività non solo mia ma anche di altre persone, quindi c'è stato un bel movimento a partire soprattutto dagli anni 80. Qual è la percezione? Il nostro paese è rimasto però al palo, perché comunque non c'è stato un serio approccio a quello che si chiama, oggi si sente parlare di digital economy, di digitale eccetera, cioè non c'è stato un approccio istituzionale in primis che abbia indicato in questa direzione un potenziale possibile sviluppo del nostro paese, delle nostre attività. Quindi che cosa è mancato? È mancato anche un processo di crescita,
perché non dico che le scuole siano le responsabili uniche, perché servono invece poi molto laboratori, imprese che si impegnino su questo versante, quindi non basta solo la scuola. Però noi a un certo punto, tutti gli anni 80, veramente, questo era un tema d'avanguardisti, non mi piace usare questa parola, ma voglio dire d'avanguardie, ok? D'avanguardia, era un tema che si sviluppava, questo del rapporto col digitale, la crescita professionale, più a bottega, un po' nella tradizione del Rinascimento. C'erano soprattutto a Milano varie realtà produttive, audiovisive, con le immagini tridimensionali, gli effetti speciali. Tra Milano e Roma si sono creati dei poli anche produttivi professionali, ma rimaneva quasi una questione solo per addetti ai lavori, non era un tema che entrava nella vita quotidiana, nei nostri uffici, come stiamo facendo adesso. Dovevamo costruire degli appuntamenti, portare pubblico, il pubblico veniva perché ce n'è sempre stato tantissimo intorno a questi eventi, ma poi nella vita quotidiana questa cosa non si inseriva come pensiero e attenzione costante. Tutta questa storia è andata avanti nel nostro paese di rapporto col digitale, non culturale, quindi senza poter metabolizzare veramente questo processo di crescita e quindi di cambiamento, mi capite? Cioè è importante questo, fino almeno al 2011. Perché metto questa data? Perché esce fuori magicamente una parola d'ordine che è agenda digitale. Vi giuro, io da un giorno all'altro ho visto istituzioni, ma anche imprese, istituzioni dire, ma digitale, agenda digitale, che cos'è? Oddio, cosa dobbiamo fare? Quindi hanno cominciato a immaginare che qualche processo di cambiamento, visto che arrivava questo diktat dall'Europa, era stato Carlo Monti tra l'altro a lanciare in Italia l'agenda digitale italiana, dobbiamo riconoscere questo, lui è stato un pre-Covid, è quello, non so se sarà molto contento di questo, però voglio dire, è in qualche modo ha innescato un'attenzione che fino a quel momento, malgrado tutte le iniziative che portavamo avanti noi operatori culturali, non è che ci fosse una vera presa di posizione da parte delle istituzioni, che vuol dire interventi, investimenti in questa direzione, perché crescessero anche le persone, ma non perché devo imparare a usare il computer o quello strumento, perché devo capire questa dimensione, devo capire questo processo di cambiamento. Solo così posso essere veramente innovativo. Ognuno nel suo piccolo, le aziende nel loro grande, però il tema dell'innovazione è strettamente legato a un tema di salto culturale, mentale. Quando dico culturale, dico mentale anche. Quindi ti devi preparare. Tutto questo si è innescato velocemente in Italia, si è concentrato sul cambiamento della pubblica amministrazione in particolare, sempre lasciando un po' dietro sempre le persone. In ogni caso, siccome non è un processo che decide un paese, è un processo inarrestabile, il processo della digitalizzazione nella nostra società è un processo di cambiamento profondo, tanto quanto lo è stato l'avvento della fotografia con tutte le sue conseguenze, che poi ha generato anche la società di massa. Ma ragazzi, è vero quello che dici, che la digitalizzazione è un processo inarrestabile, però è anche vero che diciamo un paese, una comunità, insomma, può decidere, insomma, immaginare cosa farne di questo fenomeno, no? Di queste cose. E sì, quindi diciamo appunto i temi che hai citato, insomma, l'agenda digitale, che probabilmente è un primo tentativo di sollevare il problema. Poi è sempre difficile, diciamo, distinguere l'iniziativa politica comunicativa da quella da una reale intenzione di lungo termine, diciamo, pianificare, insomma, costruire un futuro, no? per un paese, per una comunità, per quello che sia. E quindi diciamo è un non so, adesso è un tema che tu vedi evolvere in maniera positiva, perché appunto è bene riuscire a distinguere quanto questi tentativi siano effettivamente dei concreti tentativi di costruire qualcosa.
Esatto, no, hai detto bene. Allora, bisogna pensare che, allora, quando dicevo il processo è inarrestabile, parlo proprio di un processo che è economico prima di tutto, no? Quindi quando si parla di digital economy non vuol dire che c'è un'economia che va parallelamente slegata da un'economia che conosciamo, per cui il modello rimane inalterato. No, abbiamo finalmente capito che la contaminazione, l'ingresso di strumenti, ma anche di una forma mentis diversa, genera innovazione, genera cambiamento, si creano nuove figure professionali, quindi è un percorso molto circolare. Questo è il processo che è inarrestabile, come dire, c'è tutto un mondo, un mercato, quindi la società, che si sta, almeno quella occidentale, poi dobbiamo fare dei ragionamenti per quanto riguarda altre parti del mondo, ma il mondo asiatico sta facendo un balzone avanti sul tema dell'innovazione a tutti i livelli, che si avvale del, virgolette, digitale, quindi è un tema importante. In questo senso è un processo inarrestabile, no? Ora, gli interventi necessari oggi, allora, cos'è successo? Prima c'era un silenzio nel nostro paese, quando invece io, che andavo molto in giro all'estero, ogni anno ero puntuale, presente al SIGGRAPH negli Stati Uniti, quindi mi sono girata tutti questi appuntamenti, 40.000, 45.000 professionisti da tutto il mondo che disegnavano questa scena digitale, industriali, diciamo, imprenditori, professionisti, eravamo tutti là. Quindi mi sono fatta negli anni proprio un'esplorazione, no? Per capire un po' che non era una moda, era qualcosa che stava veramente sovvertendo l'organizzazione, la ridefinizione di una società, come peraltro, voglio dire, filosofi, sociologi, eccetera, stanno ormai studiando. Il nostro paese, ripeto, non ci ha messo attenzione per tanti anni. E adesso che è diventato un processo lampante, chiaro per tutti, che scotto paghiamo? Non che ci manchino le infrastrutture, c'è un digital divide tecnologico, c'è ancora. Purtroppo ce ne siamo resi conto con la DAD, famiglie scollegate, quindi ci deve essere una connettività che deve arrivare a tutti nelle case come arriva l'acqua e arriva la luce. Io anche questo ti dà la misura, no? Mentre invece abbiamo visto che si è creato con la storia del Covid, il lockdown, eccetera, si sono creati dei problemi proprio di non inclusione, cioè isolamento, insomma, da parte di tante famiglie che non avevano o i computer, ma neanche la connessione. Quindi si è corsi un po' ai ripari da questo, ma è il termometro di una situazione sociale. E io, per essere chiara, dico: deve esserci la connettività nelle case, come hai l'acqua e come hai la luce. Questo va garantito a tutti, va garantito perché è importante, perché ormai ci misuriamo con questi strumenti. Sì, è un servizio primario, diciamo. È diventato un servizio primario, quindi è cambiata questa percezione, è importante l'intervento, virgolette, politico, governativo, eccetera, per stabilire interventi anche di tipo economico, investimenti, voglio dire, investimenti, vedi per esempio la connettività, eccetera, ma anche la creazione di occasioni di dibattiti, di incontri, di confronti, di produzioni. Non a caso altri paesi, per esempio europei, una cosa che non vi ho detto, MIT è molto in collegamento con l'Europa. Noi siamo il primo centro in Italia, quando in Europa, io ne ho contati ora, ma anche conosciuti, 49. Quindi non è che ci siamo, ecco, infatti siamo entrati immediatamente in relazione, c'è un network di scambio e di idee, di progetti fantastico, possiamo lavorare. Quindi, se non sbaglio il claim del MIT è Centro Internazionale di Cultura Digitale, no? Quindi sì, è sottolineato questo aspetto proprio. Che l'internazionalità è importante, perché l'abbiamo capito. Noi adesso stiamo parlando tra voi e noi, siamo sempre a Milano, però immagino che ci siano dei vostri colleghi diffusi, sì. Colleghi diffusi, certo. Normale, ma il piano internazionale è quello che ci permette di recuperare velocemente dei ritardi, perché è nel confronto che tu ti allinei,
Non puoi più pensare di aspettare il tuo processo di crescita solo interno. Dopodiché prendi le tue strade, vai in una direzione, approfondisci, arricchisciti in una dimensione internazionale. Meetup è dentro questo network fantastico di centri di cultura digitale in Europa e siamo un European Regional Stars, che vuol dire rappresentiamo almeno non regional, inteso regione Lombardia, l'Italia, dentro un network che si chiama Stars. Se tu sei più svelo e più digital di me, puoi dare questo contatto, vedrete che loro portano avanti tutto un tema di innovazione digitale che passa attraverso anche la creatività per il mondo delle imprese, perché si inneschino dei processi, noi li chiamiamo di cross fertilization, quindi no? Pensiero creativo, ma produttivo, che innesca processi nuovi e rapporti anche tra le persone di tipo diverso. E poi siamo ultimamente entrati anche in un altro grande giro, che io sento potente, che si chiama New European Bauhaus. È un movimento voluto direttamente dalla Ursula, che dice cosa? C'è un mondo che sta cambiando, abbiamo problemi ambientali, il climate change. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare i nostri modelli produttivi, di pensiero, creativi, eccetera, per innescare processi nuovi. Leggetelo il manifesto del Digital Bauhaus, del New European Bauhaus, per innescare processi veri di cambiamento per poter riprogettare la nostra relazione con l'ambiente, con la natura, in maniera nuova, in maniera diversa, in maniera più incisiva. Questo processo di cambiamento, che cosa lo può generare effettivamente? L'uso e il ricorso a modi creativi, intendo non artisti, creativi, nuovi, del digitale, perché con questi strumenti che abbiamo in mano, gli strumenti di algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning, sono potenti strumenti che ci permettono di prevedere, di riprogettare e di non fare più sbagli di interventi anche rispetto all'ambiente, come sono stati fatti in tutti questi decenni. Okay? Quindi vedete che cosa c'entra il digitale alla base, gli strumenti, la digitalizzazione è un processo fondamentale per il cambiamento, non solo della singola azienda, ma dell'intera società, e mette lì questi fenomeni, guarda. Quindi a noi interessa avere, come dire, occasioni come quelle di questa mattina, di confronto, di dibattito, per allinearci su una rotta. Io parlo sempre di traiettoria, ma chiamo la traiettoria di cambiamento, che richiede da parte di ciascuno di noi una presa di posizione, di una consapevolezza che dobbiamo costruirci, perché non c'è che ci sono ricette. Noi oggi, ecco cosa è cambiato tanto, abbiamo a disposizione strumenti potenti, dobbiamo allineare il nostro pensiero, la nostra capacità umana nell'uso di questi strumenti, nell'uso, ma è prima ancora nella progettazione, e qui si apre tutto un tema di, come dire, di etica, no? Chi progetta algoritmi, chi progetta intelligenza artificiale, eccetera. Dobbiamo non perdere di vista che lavoriamo per il benessere personale, ma anche collettivo, sociale, ambientale, perché poi alla fine basta una roba microscopica come un Covid che ci ferma tutti. Quindi è chiaro che siamo arrivati a un punto dove dobbiamo pensare seriamente alle nostre traiettorie di vita presente e futura, e il tema del digitale, di un approccio culturale al digitale, è fondamentale oggi. Sì, no, guarda, è molto bello, interessante e confortante anche sentirti, diciamo, raccontare, esprimere questo punto di vista. Posso dirti che appunto questo tipo di, perlomeno insomma, di pensiero, di problematica, anche nelle grandi aziende come Edison, insomma, comincia a farsi strada in qualche modo, nel senso che, come dici tu, il digitale e la tecnologia sono una grande opportunità, ma hanno, diciamo, la forma che noi gli diamo sostanzialmente. Quindi, diciamo, occorre interrogarsi in maniera profonda
e progettare in una, diciamo, in un contesto complesso, no? Una prospettiva che è appunto complessa, cioè tutt'altro che lineare, che banale. E da questo punto di vista, adesso ti cito, diciamo, nella nostra realtà, il digitale, di cui io tra l'altro diciamo faccio parte, nel senso come unità organizzativa, utilizza diciamo come strumento, proprio per trovare una sintesi, un valore, un significato alla tecnologia, utilizza il design, che è, diciamo, niente, la parola design, diciamo, è una parola anche di moda, che però non significa altro che progettazione, no? Quindi, diciamo, parliamo di quello. Però nello specifico design si intende, diciamo, l'approccio alla progettazione che deriva dal design di prodotto, di cui, diciamo, gli italiani, i milanesi in particolare, diciamo, sono stati maestri e, insomma, sono tuttora, diciamo, all'avanguardia, e che poi è stato trasposto a, diciamo, praticamente infiniti domini di progettazione, tra cui il dominio digitale, ma anche il dominio di servizi, il dominio della, diciamo, delle relazioni delle comunità, anche, insomma, dell'istruzione, dei percorsi di formazione, insomma, quindi, diciamo, ecco, questo in qualche modo ci siamo anche noi, poi ognuno fa un po' il suo percorso, no? Quindi è come qualsiasi tipo di evoluzione culturale, di mentalità, ha bisogno anche del suo tempo, di una certa, di un tempo di sedimentazione, no? Assolutamente sì. Ascolta, ti chiederei una cosa, ma giusto una parentesi, perché mi incuriosisce, appunto, abbiamo citato il fatto che digitale di fatto ha un potenziale, diciamo, per la creatività, ecco, quindi secondo me il tema della creatività e dell'immaginazione è strettamente collegato al digitale, veramente, ed è incredibile come non sia sempre, diciamo, evidente questo a tutti. Allora, la mia domanda più diciamo curiosa, anche vista la tua lunga esperienza, è nel mondo artistico, quindi parliamo proprio di arte, di espressione artistica propriamente detta, sì. Diciamo che tipo di possibilità hai visto realizzarsi, che tipo di possibilità vedi? Alcune le hai già citate, no? Però mi piacerebbe una panoramica. Guarda, grazie per questa bella domanda. Allora, il tema del rapporto con il digitale da parte dei creativi artisti, l'abbiamo già citato, avete capito che c'è una storia meravigliosa, anni 60, anni 70, che non vi racconto, dovete venire al MIT se la volete scoprire. Verremo sicuramente, bene, grazie. Allora, diciamo che c'è sempre stato da parte di creativi, artisti, una attenzione alla sperimentazione, no? Nell'arte, la relazione arte e media, arte e tecnologia è sempre stato un filone molto particolare, no? Del resto, il rapporto dell'artista con la tecnologia, se uno pensa a Leonardo, ha già chiuso il discorso, no? Perché l'approccio è questo: indagativo, esplorativo, speculativo, però anche al tempo stesso questa capacità di spingere avanti, no? Un pensiero e una, in questo caso, nel caso di Leonardo, anche una rappresentazione delle visioni, eccetera. Questa relazione arte e tecnologia, poi arte, scienza, tecnologia, dove tecnologia io metto la parola, la sostituisco e metto digitale oggi, è ha una linea di continuità straordinaria. Cosa sta succedendo oggi? Allora, del ruolo, diciamo, di questi artisti a fianco di ingegneri, cioè, che hanno innescato questo processo, ne abbiamo parlato, tenetelo presente, perché ha avuto un ruolo proprio propulsivo, no? Di orientamento, di innovazione, no? Grazie all'intervento di creativi in. Oggi c'è un filone che si sta sviluppando molto, che è il rapporto tra arte e scienza, vale a dire, è affidato a questi creativi che stanno in qualche modo, hanno scelto non di usare il pennello, ma di scegliere l'algoritmo, come fa il nostro Refik Anadol, per esempio, per fare che cosa? Per entrare nel merito di tematiche di scienza. Il climate change, la biodiversità, la biogenetica, sono tutti temi attuali, importanti per la nostra società, e quindi c'è un percorso di artisti, creativi, eccetera, che indagano e raccontano, ma non in maniera didascalica, cioè creano delle situazioni di pensiero e di incontro col pubblico grazie a
algoritmi, ripeto, intelligenza artificiale, machine learning, installazioni, immagini sintetiche virtuali, dimensioni del virtuale che sta dilagando in ogni direzione, eccetera, per portare il pubblico a essere parte di un percorso esplorativo di ricerca. E l'arte, io dico sempre, quando è arte, nel senso quando c'è la sensibilità, il racconto, il contenuto, è l'enzima più interessante per innescare veramente dei cambiamenti di pensiero. Quindi oggi c'è molta attenzione da questo punto di vista. Arte digitale, arte di artisti che utilizzano tecnologie diverse di tipo, quindi comunque a base digitali, diciamo, per innescare processi attraverso estetica, attraverso racconti estetici o meno, empatici, per innescare dei ragionamenti. In un certo senso, oggi l'arte torna a essere un'arte sociale, non un'arte che guarda solo al mercato dell'arte e al collezionismo. Una parte, attenzione, dico una parte. Dopodiché, comunque, hai detto bene te, siamo in una dimensione di grande complessità, stiamo ripercorrendo strade già tracciate che mano a mano stanno cambiando. Allora, è di questi ultimi tempi rivelati dai media, ma è un processo che era già partito negli anni 90, la net art, eccetera. Comunque il fenomeno di blockchain, che immagino sappiate che cosa, di cosa stiamo parlando, abbinata a NFT, che sono questi token che garantiscono l'autenticità di un'opera digitale a vita, e che sono rimbalzati nelle borse fisiche, altro tema se voi volete ne parliamo un attimo, fisiche reali, per cifre stratosferiche, come se fossero dei dipinti del Rinascimento. Non so se mi spiego. Quindi, sì, no, tra l'altro, scusa Maria Grazia, adesso non so se l'hai già vista in chat, però è proprio questo tema che stai toccando adesso, è esattamente l'oggetto di una domanda di un collega, Michele Zuzzero, che scrive proprio, cioè chiedeva proprio il tuo pensiero sugli NFT e del boom dell'arte legata alla blockchain, la crypto art. Quindi insomma ci stai già rispondendo. No, sto rispondendo, se vuoi che ti dica il mio pensiero, potremmo dire il mio pensiero. Però adesso dicevo, chiudevo un po' questa panoramica, quindi ci sono i cosiddetti media artist, vedete, venite, Refik Anadol è uno degli esempi più alti, ce ne sono altri, verranno al MIT, faremo in modo di far circolare idee. C'è un filone interessante di, sono tutte, la cosa interessante è che sono tutti teamwork, c'è un artista, perché comunque la firma di qualcuno c'è, ma hanno bottega. Guardate che il nostro modello rinascimentale, con un punto di vista umanistico, l'uomo sempre al centro, è un modello altro che Bauhaus, dico io. Poi sono stati più veloci a parlare di un modello di una scuola d'arte, di architettura e di design importantissima come è stata il Bauhaus, ma il Rinascimento è un modello da riscoprire, come oggi in particolare. Comunque chiudo questa parentesi. Quindi e anche perché, scusami, faccio una piccola parentesi a mia volta, anche perché poi diciamo la tecnologia digitale fa, diciamo, il paradosso che io vedo è che faccia un giro completo e finisca per diventare una sorta di commodity quasi, cioè di servizio primario, e a quel punto diciamo il pensiero, la creatività torna a essere l'elemento importante, no? È fondamentale per uscire da quella virgolette traiettoria a rischio che ti dicevo, di non essere passivi utilizzatori, perché lì la scommessa nostra di cambiamento si gioca lì. Quindi diciamo media artist, per chiudere il discorso, poi ci sono artisti che usano format, diciamo, opere di segno diverso, come possono essere installazioni, le produzioni audiovisive, sul rapporto per esempio in particolare arte e scienza, dove scienza metto tutte quelle tematiche che bruciano sulla nostra pelle, interrogativi che l'arte sta affrontando come rapporto con la società, e infine
possiamo dire che c'è anche, e lì arriviamo all'oggi, ancora più forte che questo è gli NFT o comunque delle produzioni digitali, first digital per la rete, dove in rete non ci va la riproduzione del quadro perché è digitale, ci vanno opere create con un pensiero digitale, opere nate per essere digitali e quindi per essere veicolate attraverso gli spazi, gli ambienti virtuali. Quanti di voi sanno che c'è il tema della realtà virtuale che tutti pensavano fosse morta e sepolta con gli anni 90, partita negli anni 80, come vi dicevo all'inizio, oggi è un terreno in fermento, è un territorio, una dimensione in fermento, vuoi come immersione in mondi creati, generati, dove si affacciano musei, gallerie e quant'altro, vuoi perché invece diventa il VR, per esempio, 360, una modalità di racconto, dove persino i media, gli editori si impegnano per creare un nuovo genere di informazione e di rapporto con il proprio, virgolette, lettore, ok? Oppure grande cambiamento del cinema, il VR non è il futuro del cinema, come dice questo mio amico che è bravissimo e si occupa di realtà virtuale, che è Arcagni, ma non è il futuro del cinema, è molto più vasto, quindi lì trovate le gallerie d'arte, gli artisti, i creativi nuovi, e arriviamo agli NFT, che è la frontiera. Poi vabbè, sto cercando velocemente di tratteggiare un affresco, se volete, ma che è la frontiera della blockchain. Come dire, blockchain è il nuovo modello di rete, che sta in rete, un nuovo modello che qualcuno l'ha battezzato web 5.0, io lascio perdere i conti, dico che è un salto di paradigma pazzesco per tentare di riportare l'approccio delle relazioni tra le persone su un rapporto e un approccio di fiducia e di trasparenza. Lo metto lì. Cosa succede? Con questa nuova organizzazione della rete sono nate l'attenzione anche da parte dell'arte, non è solo là, non è soltanto blockchain uguale Bitcoin o Ethereum, non è solo finanza, abbiamo capito che se questa rete funziona, funziona nella disintermediazione, quindi io vado direttamente dal mio potenziale acquirente se sono un artista, no? E a garanzia del fatto che tu sei davvero il proprietario di un'opera immateriale, guardate che qui Walter Benjamin con l'opera d'arte nella riproducibilità tecnica farebbe un salto, qui non è la riproducibilità, io l'opera te la puoi anche riprodurre, però il suo valore è dato da un token che acquisto, che ho solo io. Quindi torniamo all'opera unica, digitale, che è un controsenso, cioè siamo solo ai primi balbettii. Rimane il fatto che molti giovani artisti, creativi, io preferisco chiamarli creativi perché poi guadagnarsi la fiche di artista, io quando penso ad artista penso a personaggi che hanno una maturità di creativa, di manualità, ma di pensiero alta, cioè non è che tante... Le opere che sono state battute all'asta con NFT e quindi sono opere fragili dal punto di vista dell'opera, sono più interessanti come fenomeno che come opera. Allora, io parlo di creatività, ma non c'è dubbio che comunque su questo territorio si stanno esprimendo delle nuove idee, delle nuove forme di racconto, delle nuove forme in fondo l'arte ha uno scopo comunicativo, no? Cioè contemplativo quanto vuoi, ma comunicativo. E quindi è un laboratorio meraviglioso a livello internazionale. Io vedo sempre anche il lato positivo di percorsi che comunque sono tellurici, perché il tema di blockchain, NFT, mercato dell'arte, disintermediazione, è un bel problema. Allora, se risponde alla persona che mi ha fatto la domanda, cosa penso? Che bisogna assolutamente guardarlo, seguirne l'evoluzione, che è anche un'evoluzione tecnologica. Lì vediamo proprio le prime battute e va seguito, va incoraggiato perché è un territorio laboratoriale internazionale potente dove dovrebbero misurarsi tanti giovani creando, eccetera.
Il mondo dell'arte farebbe bene a farci conti, ma lo sta facendo perché stanno creando comunque delle reti, delle operazioni su blockchain, anche le grosse gallerie d'arte, ed è una scena che sta cambiando ora. Sta cambiando adesso. Chi pensava che i bitcoin fossero, tutto questo poi si innesca in un processo economico, badate bene. Per cui il tema della fintech, ma soprattutto il tema della criptovaluta, eccetera, non è assolutamente da sottovalutare. Perché, guardate, nel 96 sono stata invitata da Gillo Pontecorvo, ditemi se parlo troppo perché mi cheto su. Però, no, assolutamente, vai tranquilla Maria Grazia, è molto, è super interessante, quindi non oso interromperti. Nel 96, no, lo dico perché, per far capire come dobbiamo ragionare guardando, lasciamo perdere gli strilli dei media, no? Perché ora sembra che tutta l'arte digitale sia solo NFT, non è questo, quindi abbiamo capito. Ah, nel 96 con Gillo Pontecorvo mi dà un'inchiesta, il nostro noto regista, la Battaglia d'Argeri, insomma lui era direttore della Biennale Cinema di Venezia, mi chiama e mi dice dobbiamo fare qualcosa perché qui il mondo del cinema, 96, eravamo ai primi balbetti degli effetti speciali, perché vi racconto questa cosa, effetti speciali fatti al computer con le immagini tridimensionali. In America c'erano società tipo Digital Domain con Cameron, c'era Lucas con l'ILM, c'era la Pixar, eccetera. E qua Cinecittà se ne stava nel suo bel involucro e diceva, ah, io me lo ricordo, i registi di allora che mi dicevano no, ma questi sono effetti speciali, sono un trucco, sono una tecnologia, perché ve lo racconto? Un'altra cosa. Allora io ho fatto una cosa nel 96 alla Biennale Cinema che si chiamava Virtual Set. Ho messo i poveretti del Salone degli Stucchi, erano sconvolti, mi hanno dato il Salone degli Stucchi all'Excelsior, dicendo il direttore mi raccomando, state attenti, certo che siamo stati attenti agli stucchi, ma io ho creato un grande laboratorio mettendo in scena non l'effetto speciale digitale, ma tutto il processo di cambiamento che secondo me, ma io parlo non perché sono Cassandra con la sfera o senza la sfera, perché vedevo cosa succedeva nel mondo. Allora io disse, guardate che il cinema, l'effetto speciale è la punta dell'iceberg. Se voi vedete l'evoluzione del cinema solo con l'effetto speciale, non avete capito che il cinema diventerà digitale e sarà anche proiettato digitale. Messo in scena questa roba, mi ricordo Maselli che l'anno prima aveva detto io sono, ma no, è solo tecnologia, no, Pontecorvo che arrivava e diceva ma questo è un processo pazzesco, toglimi questo, mettimi quello, perché era avevo messo in linea dalla preproduzione alla diffusione con Tornatore che già allora parlava di multimedialità, di intreccio con i media digitali del cinema, ok? Era 96 e quello che si era capito è che certe professioni come quella di Carlo Rambaldi potevano saltare perché non c'era e che comunque questo digitale non avrebbe mai avuto l'impatto. Guarda, ma pensate alla cinematografia che si è spalancata con il digitale. Quindi io lo porto come esempio per dire che delle volte noi vediamo un pezzetto senza capire il processo. Nell'arte sta succedendo quello, il tema dell'NFT è un tassello che ti sta dicendo attenzione ai segnali deboli, è un segnale debole di un cambiamento forte che ci sarà nel mondo del mercato dell'arte, della creazione artistica che non è ancora maturo, ma poi i processi si chiudono, non puoi portare avanti un pezzetto lasciando perdere tutto il resto. Anche nel cinema, non è che non facciamo più film con le vecchie metodologie, ma intanto la pellicola piano piano scomparirà e sarà sempre più digitale. Le sale si sono attrezzate in digitale, il mondo dei giochi si intreccia col mondo del cinema, il cinema va nel mondo, cioè l'ibridazione è la parola nostra, e i processi non sono fatti di piccoli tasselli.
sono fatti, sono processi. Quindi nel mondo dell'arte, per tornare al tema che tu mi hai chiesto, stiamo vedendo tanti movimenti tellurici, bisogna tenere d'occhio un po' tutta la scena.